La trebbiatura del grano, oltre a rappresentare una molteplicità di aspetti legati alla tradizione, costituiva uno dei momenti più importanti dell'annata agraria. A Pianne di Monte Giorgio, il club La Manovella del Fermano ha riproposto con successo le fasi storiche della battitura del grano, così come veniva fatta oltre 50 anni fa, dando lustro ad usanze e riti di un'epoca passata in cui la conclusione di un intero processo produttivo era considerata la festa di un'intera comunità. Il grano infatti era per la maggior parte dei poderi il principale prodotto, ragion per cui venivano individuate nella fase di trebbiatura una molteplicità di significati, soprattutto di carattere simbolico. Tanti anni fa queste erano giornate molto dure per la campagna, perché erano molto lunghe e soprattutto si faceva tutto manualmente, perciò ci voleva tanto tempo. E oggi, sia il giorno 22, sia oggi abbiamo cercato di far conoscere sia le nuove leve e sia chi per tanti motivi non ha potuto conoscere questo lavoro duro dei contadini, farglielo rivedere dal vero. Per lo svolgimento della trebbiatura vigeva la regola del reciproco scambio di lavoro. I membri di diverse famiglie si aggregavano prima in un podere e poi in un altro. Al termine delle attività, gravose e talvolta rese difficili da condizioni meteoavverse, i componenti di ciascun nucleo familiare si ritrovavano per far festa e brindare alla prosperità derivata da 12 mesi di fatica. La trebbiatura, gli ho fatto anche la radura e anche la rievocazione di un piatto particolare. Era il piatto povero di una volta, l'oca arrosto che i contadini nel forno, nell'aia, preparava per chi preparava la trebbiatura che veniva fatta così a mano. Anche questi rigatori boccolotti dell'ovatto, fatti con la parte, diciamo, degli scarti dell'oca, no? Le pelle interne, quella pelle. E abbiamo tentato di fare questo e è stato un successo. Questa iniziativa è nata da circa 4 anni, quando nel nostro club abbiamo inserito anche i trattori. C'era un nutrito gruppo di soci di auto che avevano anche i trattori e hanno chiesto perché non facciamo anche qualche manifestazione con i trattori. E così ci abbiamo messo le mani sopra, abbiamo cercato di vedere cosa era meglio fare, come organizzarlo, e piano piano siamo riusciti a fare questa manifestazione. Che d'altronde è anche un modo anche per questi soci trattoristi di cimentarsi. Di Monte Giorgio il rito è stato riproposto secondo gli schemi della tradizione, movimentando un gran numero di curiosi. Ottimo il lavoro del club La Manovella del Fermano, che ha saputo rivisitare un evento tipico delle nostre campagne e offrirlo ai visitatori come momento di divulgazione. Queste manifestazioni stanno scomparendo e questi ragazzi, anche i giovani, non sono più alla conoscenza dei vecchi mezzi dell'agricoltura, e oggi noi riportiamo questi mezzi. E li facciamo riscoprire e vediamo che questa gente esce e viene a vedere questi mezzi, che purtroppo non riescono più a reperirli nelle varie giornate che si fanno le vere trebbiature di oggi, che sono tutti mezzi moderni. E abbiamo visto che praticamente questa è una grandissima rievocazione che a noi porta molto successo anche come club, e nello stesso tempo cercheremo di migliorarla nei prossimi anni. Perché è così sentita la partecipazione a una rievocazione storica come quella della trebbiatura? È una cosa che purtroppo, diciamo, il grano
dà una certa immagine per la vita quotidiana. E con questo possiamo dire che la gente vuole scoprire anche come viene lavorato, come viene portato nei vari, diciamo, consorzi, poi tutta la trasformazione dalla mietitura e, diciamo, tutto quanto il discorso che serve per poter un domani avere una farina in tavola. Addetti alla trebbiatura erano prevalentemente i maschi, ma insieme alla macchina trebbiatrice si spostavano anche le donne della famiglia che aiutavano nella preparazione dei cibi e nello svolgimento delle faccende domestiche in generale. Atteso e temuto l'arrivo della contessa, padrona della terra e massima autorità per i contadini. Senz'altro era un evento importante l'arrivo della signora contessa, che andava a valutare, diciamo, tutto appunto il lavoro di 12 mesi e quantificare il raccolto, e nel contempo era anche un'occasione per avanzare delle richieste oppure avanzare delle problematiche che si erano verificate in corso di questi 12 mesi, e era, diciamo, un'occasione appunto per contattare e parlare con la proprietaria di questi vari terreni. La contessa era temuta e rispettata. Sì, senz'altro, era una figura che incuteva, diciamo, un senso di rispetto, e però nello stesso tempo ormai si era instaurato un rapporto di stima, per cui, ecco, c'era anche una consapevolezza di bontà da parte di questa signora che appunto andava a contattare questi lavoratori, e si sentivano compresi, si sentivano ascoltati, e da lì si instaurava e si rafforzava il rapporto che si era stabilito fino in quel momento. Lei prima è stata protagonista della scena insieme a coloro che oggi interpretano i contadini di allora. Che cosa le hanno detto i contadini nel mezzo della scena? Ecco, è stato un po' rivivere quello che era, diciamo, il rapporto appunto che c'era tra la proprietaria di questi terreni, la contessa, la padrona, e allo stesso tempo, ecco, hanno manifestato le loro diciamo, esigenze, hanno espresso le loro esigenze, le loro lamentele, anche perché era un'occasione per dire magari che il fattore che era il tutore, diciamo, di tutti questi poteri, si comportava in maniera uguale magari fra tutti i componenti di questi poteri. Perché, signora, è importante rivivere un momento come questo? Innanzitutto per me è stato un rivivere, perché io queste scene di vita vissuta l'ho vissuta veramente, per cui è stato un tornare indietro di 50 anni fa. E poi, ecco, potrebbe essere un'occasione per trasmettere tutti quei valori, anche i valori affettivi, di rapporto che c'erano tra la gente, che c'era tra la gente, tra i vari proprietari. Era uno stare insieme, era un aiutarsi, un momento di incontro, un momento di apertura, un momento di dialogo anche fra tutta la gente, di festa, oltre che essere momenti faticosi, perché insomma la vita del contadino è abbastanza dura, lavorare sotto il sole, sotto la pioggia, con le intemperie. Però ecco, tutto questo veniva poi appagato da questo stare insieme, da scambiarsi le idee, dallo stare insieme proprio. Tutto nasceva dallo stare insieme.
La festa della trebbiatura è la seconda tappa di un percorso che ha ricompreso anche la festa della mietitura che si è svolta domenica 22 giugno. All'inizio dell'estate infatti iniziano i lavori di raccolta del grano, in seguito ai quali il cereale viene trasportato nell'aia e lì sistemato in attesa di essere prelevato agevolmente al momento della trebbiatura. Sì, il giorno 22 abbiamo rievocato la mietitura dalla manualità sino ai tempi moderni, mentre oggi abbiamo fatto la trebbiatura che si è svolta con i mezzi di una volta e che ha visto tanti partecipanti a questa edizione. Quante sono le persone che collaborano fattivamente per la realizzazione di un evento come questo? Per realizzare questo evento ci è voluta tante forze materiali, fisiche e anche economiche, però comunque tutti ci hanno dato una mano, tutti hanno lavorato duramente anche sotto la pioggia per poter riuscire a fare questa bella manifestazione. La spinge a partecipare a questi eventi? Perché le piace dare una mano all'organizzazione? Perché mi piace proprio robe antiche, robe d'epoca. Io ho i trattori, i trebbi, ho tutto d'epoca. Com'era fare la trebbiatura? Lei se lo ricorda? La trebbiatura prima era bellissima per non mangiare. Non era tanto per il lavoro, ma per non mangiare, perché c'era l'oca, c'era il pollo, c'era questa roba che non ti mangiava. Prima si mangiava solo roba di campagna. Di rugni, questo in dialetto, rugni si mangiava, le quattrelli che si faceva senza oi, si faceva le tagliatelle senza uova, acqua e farina. Dopo, quando si faceva la trebbiatura, che c'erano i polli, c'erano le oche, anche qualche agnello, ci stava questa roba lì. Quindi insomma, fare la trebbiatura, fare questo tipo di lavoro era un lavoro duro, era difficile, ma la soddisfazione poi era enorme. Che cosa è rimasto di questa tradizione oggi che noi la rievochiamo qui a Piana di Monte Giorgio? È il ricordo di una volta, il ricordo che si faceva prima, che si alzava la mattina alle 4, si cominciava e si andava a finire la sera a mezzanotte, era tutta una tirata. È vero che si cantava mentre si lavorava nei campi? Si cantava tutto quanto, beh, quella era sulla mietitura si cantava e fa l'allegria per quando era stanchi. Abbiamo visto oggi che è stata anche rievocata la scena di quando arrivava la contessa, ossia sì, la padrona del podere. Sì. Che momento era quello? Era difficile, perché la padrona ti faceva pure scoballare, se diceva l'aia, perché piano grano per spartire pure quello. Invece il contadino le cercava a nascondere con la paglia per dar mangiare i polli, perché il padrone non gli lasciava manco la parte per i polli. Perché il padrone voleva sempre i polli, andare alle Pasqua, quando era, voleva sempre quelli pare polli o caponi, prima era i caponi. Io ricordo che da ragazzino guidavo questi mezzi, quindi è una cosa che va e abbiamo riscoperto che piace la gente. Allora, questa è la seconda edizione che facciamo e se è così bella, così che ti piace, la ripeteremo ancora. Sempre se il nostro gruppo di gente ci aiuta, perché noi da Manovella siamo in tanti, qui lavora tantissima gente che noi io ringrazio
profondamente le famiglie intere che ci hanno dato una mano. Presidente, vogliamo anche ricordare che questo evento è la seconda tappa di un percorso più ampio. Domenica 22 giugno c'è stata la festa della mietitura, anche quella con grande successo. Si è svolta per ricordare che agli inizi dell'estate si faceva la mietitura del grano e poi successivamente, come accade oggi, veniva fatta la battitura del grano, ossia la trebbiatura. In effetti, alcuni avete anche ripreso voi, ho potuto vedere la mietitura fatta a mano, proprio una falce a mano, le persone chinate quasi per terra a tagliare il grano con una falce, cosa che la gente di oggi non si rende conto, la fatica che faceva questa gente per fare questo lavoro, per raccogliere il grano, per poi fare il pane, no? Diciamo, questi signori preparavano questo grano e tutto per avere la farina, perché poi prima non è come adesso il tempo, c'era la neve, 2 o 3 mesi di neve, e i contadini mettevano in casa questa farina per fare il pane per superare l'inverno. Presidente, ci sono tanti giovani, perché hanno voglia di partecipare a questo tipo di iniziative secondo lei? Ma perché secondo me, a parte quello che rievoca, quello che era i nonni o i bisnonni, ma il motorismo è una cosa che piace a tutti, penso. Poi i più appassionati sono i giovani nel motorismo, i giovani sono tutti appassionati. C'è da riflettere anche sul perché la fatica di allora faceva sorridere e la fatica di oggi invece no. Cosa è cambiato? Perché un tempo si lavorava nei campi duramente e poi ci si ritrovava tutti insieme a festeggiare il duro lavoro. Oggi invece ci si chiude in casa quasi a rammaricarsi del tanto lavoro. C'era la spensieratezza, diciamo, si viveva al momento, in quel momento si doveva fare quel tipo di lavoro, poi finito il lavoro ci si ritrovava e non c'era il pensiero di guardare l'orologio, di io faccio tardi arrivare in ufficio, o non c'era lo stress sicuramente, si viveva molto alla giornata, molto più serenamente, tranquillamente, anche se più faticosamente da un punto di vista proprio fisico, lavoro fisico. La festa è stata l'occasione di ritrovarsi e stare insieme, dapprima la rievocazione storica della trebbiatura, poi la ratura e infine la festa. Cosa succede domenica prossima? Allora, innanzitutto iniziamo il sabato e festeggeremo i 60 anni della Giulietta, mitica macchina degli anni 60, anzi dal 55, e noi vogliamo fare una grandissima festa a questa Giulietta, che è stata la macchina, diciamo, che ha portato in giro per il mondo un marchio Alfa Romeo e ha dato tanto. Inizieremo la manifestazione il sabato pomeriggio al Lido di Fermo con un'esposizione di circa 40 Giuliette, dalla Spider, dalla Sprint, dalla Berlina, dagli modelli sportivi che sono le famose SS. E poi la manifestazione concluderà la serata a Porto San Giorgio con una cena in lungomare. Domenica mattino in Piazza del Popolo a Fermo si raduneranno non solo le Giuliette ma tutte le Alfa Romeo costruite dagli anni 30 fino agli anni 70-75, e cercheremo di portare circa 100-120 macchine e faremo un giro nell'entroterra del Fermano, nei borghi medievali. E da Porto San Giorgio poi si arriverà appena a San Giovanni. Passando per Fallerone, che è un paese medievale molto bello, dove faremo una bella sosta e ci saranno anche delle autorità del posto che ci riceveranno. Poi andremo a Penna San Giovanni, che è un altro bel paese, borgo medievale, fino ad arrivare anche a sfiorare, diciamo, Mon San Martino, che è sopra di Penna San Giovanni. Poi scenderemo a Servigliano sulla piazza, faremo una sosta aperitivo e andremo a pranzo a Villa Serita.
che è una grandissima villa restaurata, e faremo una bella cerimonia di conclusione. In effetti il nostro gruppo è molto combatto, quindi abbiamo dei collaboratori eccellenti che ci permette di fare queste belle manifestazioni. Un ultimo pensiero, Presidente, lo vogliamo riservare a Giovanni Clementi. Cosa avrebbe detto di una giornata come questa? Ma Giovanni senz'altro sarebbe stato entusiasta di queste cose, perché lui penso che le pensava anche, però ha avuto dei problemi nel percorso che ha avuto lui. Credo che arrivare a questo gli avrebbe fatto tanto piacere.